che anche oggi, per la amabilità dell'Arcivescovo Angelo, mi fa grazia di celebrare con voi questa solennità che ci ha visto e ci vede ancora una volta raccolti in preghiera nella memoria di San Ciriaco, amato patrono dell'arcidiocesi e di questa nobile città dorica. Rinnovo il saluto a tutti voi, ai confratelli vescovi, alla cara sindaco, al prefetto, a tutte le autorità che sono qui e a voi uno per uno. Potete, carissimi, ben immaginare e comprendere una specie di spirituale tumulto dei sentimenti che questa celebrazione e questo luogo suscitano in me, arrivando ora e qui gli anni del mio ministero episcopale, del quale nulla dimentico e che di esso nulla si allontana da me. Affido a Dio di nuovo tutti e per tutti invoco il dono della misericordia, frutto della fatica e del lavoro e non del facile mercato. Al tempo di San Cirico c'erano altri turbamenti, oggi ci sono questi. Bene, tutto questo che a qualcuno può sembrare poco evangelico è già verità evangelica, strada per quella santità di vita alla quale il nostro santo è anche oggi testimone e ispiratore. Infine penso che il nostro santo patrono, a me piace chiamare sposo della città e padre della croce, ci sollecita in un campo specifico del cristiano, di colui cioè che è discepolo di Cristo. E qual è questo campo specifico? È la testimonianza. Lo sappiamo, San Ciriaco è martire, ucciso per la fede in Cristo. E sappiamo dei molti supplizi patiti, tra l'altro il bere più profuso, che non era proprio una bibita per rinfrescarsi. Io non so se il Signore chiederà anche a noi, a cominciare da me, la fedeltà del martirio, non lo so. So che se me lo chiederà, mi darà la grazia della fortezza. Tuttavia, per tutti noi, segnati dal Santo Battesimo, c'è la vocazione al martirio quotidiano che consiste nella fedeltà alla parola di Dio, nell'amore di solidarietà e di misericordia verso tutti, nell'obbedienza alla vocazione ricevuta, in quella celebrazione della fede che fa la nostra identità umana, religiosa, spirituale, che ormai abitano tra noi, richiedono fedeltà alle proprie radici e convincimenti. Non devo snaturare me stesso per far piacere ad un altro. Sarei un venduto. Piuttosto devo dire con chiarezza chi sono e aprire il cuore all'altro diverso da me. Carissimi, siamo condannati, tra virgolette, alla diversità. Non date retta ai nuovi tribuni che pensano di essere sull'albero della perfezione. Il diverso è mio fratello. Allora, carissimi, io vorrei ricordare a me stesso e a voi che la fede è una ricchezza e non una vuota ritualità che nasconde il nulla.
spero che qualcosa mi resti. Ed è per questo che affido tutti alla intercessione di San Ciriaco. E insieme chiediamo la sua protezione di pastore.